Ciao, siamo su evolution.it con questo. È un mini PC Android, si chiama CR11S ed è del tipo con processore Rockchip RK3188 e 2 GB di RAM. Qui abbiamo un'antennina esterna, un sacco di porte su tutti e quattro i lati e soprattutto una fotocamera frontale, quindi è potenzialmente buono per Skype. Io lo sto provando da una decina di giorni, ho molte cose da dirvi, quindi vediamo subito cosa c'è nella confezione e come si comporta. Ed ecco il nostro mini PC. È completamente nero lucido, quindi una tirapolvere Evolution. fenomenale, però devo dire che le dimensioni sono molto compatte. Io qua ho preso un CD per farvi capire quanto è grande, sta in una mano. È nero lucido, come dicevo. Nella parte superiore abbiamo il loghetto Cloud Net e questo qua che è un LED che poi vedremo diventerà rosso o blu per segnalare lo standby o l'accensione. Sul fronte la fotocamera da 2 megapixel, che è una delle caratteristiche principali, il microfonino integrato qua e accanto c'è il sensore IR per ricevere i comandi da questo telecomando che è abbinato nella confezione. Il telecomando è molto utile, poi lo vedremo perché permette di gestire Android in modo molto efficace e soprattutto permette di accendere e spegnere il mini PC direttamente da qua. Poi ci torneremo. Sui lati abbiamo 4 USB, 2 di qua e 2 dall'altra parte, con lettore micro SD. Sul retro la nostra antenna Wi-Fi bloccata così a 180 gradi, il connettore d'alimentazione Ethernet 1600, uscita audio ottica HDMI e connettore audio video, che però in questo momento funziona solo per quel che riguarda l'audio, proprio un discorso legato ad Android. Nella confezione trovate un sacco di cose per un dispositivo che costa solo 70 euro: l'alimentatore 5 volt 2 ampere, un cavo USB per collegare l'alimentazione, quindi con lo spinotto, un altro cavo USB per collegarlo al computer, un altro cavo HDMI per collegarlo alla televisione, discretamente lungo e di buona fattura, secondo me, e è già citato il telecomando, quindi una dotazione veramente veramente buona. E adesso riassemblo tutto e vado a provarlo. Ed eccoci su Android, questa è la 4.2.2 in Full HD 1080p. CloudNet è l'unica azienda che fornisce il firmware nativo già 1080p, che si può abbinare a quello classico a 720p. Per quel che riguarda la memoria, tra gli 8 GB Evolution. disponibili ne abbiamo 2 per le app e 4 per tutto il resto. Il firmware nativo è abbastanza spoglio, è molto molto essenziale. Vedete, non ci sono affatto tutte quelle app cinesi che di solito si trovano in questi modelli. Se andiamo a guardare la CPU-Z, le impostazioni, le regolazioni anzi del processore, vediamo che il SoC Rockchip è cloccato a 1.4, quindi un pochetto sotto le sue potenzialità, questo per mantenere freddo il dispositivo, e devo dire che ci riesce abbastanza bene. Per il resto abbiamo 2 GB di RAM e tutto il resto e tutte le cose come al solito. La ricezione Wi-Fi è ottima. Io adesso faccio partire l'analizzatore Wi-Fi e vi faccio vedere che siamo praticamente al massimo. E così adesso io qua sono facciamo 4 metri dal router, ma in ogni modo l'antenna esterna permette di fare ottime cose, davvero ottime cose da questo punto di vista. E per dimostrarvelo apro la mia condivisione di Samba che ho qua nella mia rete locale. Provo a far la copia di un file, giusto per farvi vedere che arriviamo qua a circa 900 KB al secondo. Adesso è un po' basso, vedete, sta salendo, sì, ma insomma arriviamo a 900 KB al secondo, 950, e se colleghiamo il cavo Ethernet arriviamo sopra il mega, un mega 4, un mega 5, sono buoni i risultati. Beh, faccio un attimo qua a nulla perché voglio farvi vedere che tutto questo chiaramente permette un'ottima riproduzione in streaming. Qua vediamo cosa ci propone YouTube. Faccio partire questo, dei nuovi tablet Lenovo, molto belli, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno. Metto a schermo intero. E guardate, bello, passo un po' il volume. Vedete, nessun problema di buffering, ok, siamo in Wi-Fi, come detto in precedenza. Cambio video giusto eccolo qua. Giusto per, prendiamo questo di Photoshop. Schermo intero, guardate il segnale Wi-Fi massimo qua in basso, bella pubblicità. Comunque anche qui vedete non c'è alcun tipo di problema. Passiamo a XBMC. Qua è installata la versione con player esterno e mix player, perché quella con accelerazione hardware nativa non va oltre 720p. Però qua vi faccio vedere che si riesce. Adesso faccio vedere il mio server DLNA, eccolo qua. Faccio partire video. All videos, dovrei avere, questo è un 1080p MKV che vedete parte con MX Player, eccolo qua, funzione hardware, qualche leggera incertezza, ma insomma siamo in Wi-Fi. Guardate il segnale Wi-Fi che è abbastanza alto.
Beh, nessun problema, ne provo un altro, giusto, per vedere. Facciamo partire questo, che è un Harry Potter H264, sempre 1080p. Eccolo qua che parte, anche qua, H2, accelerazione hardware, scusate. Non è tutto così, chiaramente così perfetto, ci sono alcuni problemi con alcuni MKV, magari fate caso alla recensione completa se volete altri dettagli. Io qua chiudo XBMC perché ho anche dei file installati in una chiavetta USB che è in una delle, eccoli qua, in una delle porte Evolution. USB del mio mini PC. Voglio far partire, non so, ad esempio questo. Qua stiamo leggendo da USB, accelerazione hardware, anche qua sempre 1080p. Devo dire che ha avuto veramente pochi problemi software da questo punto di vista, non si è mai bloccato del tutto. Questo vediamo. Ok, anche qua 1080p, accelerazione hardware, questo è un peg 4, 25 frame per secondo. Dicevo, non ho mai avuto grossi problemi con questo firmware, credo che sia il più stabile che ho mai provato su questi mini PC. È arrivato il momento di testare la fotocamera integrata a 2 megapixel, c'è l'app fotocamera, eccola qua preinstallata, adesso si accende e state pronti perché è una sorpresa. Ecco, no, è contrario. Vedete, la qualità è veramente, veramente bassa. Io adesso sto in modalità foto, posso provare a scattarla, eccola qua. Ma posso anche mettere in modalità video per farvi vedere che diventa ancora peggiore perché non posso praticamente regolare la luminosità. Quindi questo è il video registrato con la fotocamera. Chiaramente tutto questo funziona anche con Skype. Anche la navigazione web è di buon livello. Io qua ho Sky TG24 per partire la diretta. Ed eccoci con Sky TG24 Streaming. Guardate quanto si vede discretamente bene. Insomma, devo dire che non si riesce chiaramente a visualizzare senza problemi. Esco dalla modalità schermo intero e passo al tab dove ho aperto Evolution. Eccoci qua, qua siamo con il browser stock, chiaramente installando Chrome, che è già installato. Utilizzando Chrome si ha una reattività un po' migliore, alcune funzionalità in più, ma anche questo standard va più che bene. Voglio far partire una recensione, entro dentro una recensione per vedere il video. Questa è quella di Flavor White, fresca fresca. E questo è il filmato. Su browser, tutto ok. D'altronde la potenza del processore c'è. Bene, io sono discretamente soddisfatto di questo mini PC CR11S, Evolution. chiaramente non è perfetto come tutti i mini PC Android, d'altronde hanno bisogno di un po' di tempo per essere configurati e ottimizzati a dovere, però qua abbiamo una buona qualità costruttiva perché non sembra assolutamente plasticaccia, prestazioni a più che accettabili, soprattutto un firmware che forse risolve veramente il problema dei 1080p con questa piattaforma Rockchip. Peccato per la fotocamera che è di qualità davvero bassa, quindi io non lo consiglierei se dovete soprattutto fare videochiamate Skype. Però per il resto devo dire che sono 70-80 euro, ecco, diciamo circa, meglio spesi rispetto a un mini PC come l'MK8024, che vede più compatto e più piccolo, però ha una ricezione wifi minore, un'esperienza generale che è minore, richiede soprattutto molto più lavoro per essere utilizzato. Tra l'altro qua dentro trovate anche il telecomando che una volta finita la configurazione generale, una volta che avete installato XBMC e avete preparato tutto quanto, può essere utilizzato benissimo per controllare il mini PC. È preciso, ha un sacco di tasti, alcuni già pronti, configurabili, anche scorciatoie, e poi soprattutto permette di accendere e mettere in stand-by. Eccolo qua, il mini PC è una cosa molto utile perché fondamentalmente alla fine non vi serve più nulla, no? Una volta che avete collegato questo alla TV. Per maggiori informazioni, benchmark e considerazioni che per brevità non ho potuto fare in questo video, vi rimando alla recensione completa che trovate online su evolution.it.